Devo dire bene, bene. Hai bruciato il biscotto, almeno il limonato. No ragazzi, non scherziamo, lei non è come tutte le altre. Parlaci di lei. Ah, guardate, questa qui è una tipa veramente simpaticissima, ingambissima. Mi ha raccontato delle cose sulle sue ferie divertentissime. Ma tipo che lei era andata là con un sacco di creme dopo sole e poi ha preso un casino di sole. Le hai mostrato il pomparuolo. No, ma ho buone possibilità. Allora ci vediamo questa sera. Una serata con amici, una chitarra e uno spinello. Amici, purtroppo no. Questa sera sono invitato a casa sua per vedere le diapositive del mare delle sue ferie. Poi subito dopo devo accompagnare i suoi genitori che devono prendere il treno perché sono rimasti senza macchina, l'hanno distrutta, era mia. Siamo tutti servi della gleba e abbiamo dentro al cuore una canzone triste. Servi della gleba, testa alta, verso il triangolino che ci esalta. Niente marijuana né pasticche, noi si assume solo il due di picche. Servi della gleba in una stanza, anestetizzati da una stronza. Come dei simbolici Big Jim, schiacci il tasto ed esce lo spaccino. Ciao ragazzi. Hai la faccia di legno, dove cazzo eri finito? Ma no, niente, che c'ho un esame in ballo e poi non sono stato molto bene. Dici cosa hai avuto di preciso? Ma mi ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'ho un gomito, mi fa col tatto col piede. Mio padre ieri è rimasto chiuso nell'autolavaggio. No, no, è che ho delle storiacce con la tipa. Adesso. Ma no, che cosa dite? Lei mi è molto affezionata, solo che ha delle storie col suo tipo che la rendono infelice. E siccome a lei ci tengo più che a me, ho parlato al suo ragazzo, l'ho convinto a ritornare da lei. Ma non starai mica piangendo! No, ma ti mi ha dato una bruschetta nell'occhio.